Buonasera a tutti e benvenuti su Liberi TV. E questa sera il nostro ospite è Antonio Volpe. Grazie Antonio di aver accettato questa intervista. Grazie a te. Antonio è un attivista antispecista, appassionato di filosofia, è redattore del blog di filosofia antispecismo Asinus Novus, della rivista Animal Studies, è un fumatore e ha scritto anche e collabora con la rivista Liberazioni. Allora, l'incontro di questa sera è intitolato Singolarità senza specie, un titolo un po' sibillino per chi magari non ti conosce, non ha letto i tuoi scritti, quindi ti chiederei per cominciare proprio di partire da questo concetto di singolarità e cercare un po' di spiegarlo, cercare anche magari di spiegare in cosa il concetto di singolarità differisce da quello di individuo su cui si basa un po' tutta la nostra società, certo, dall'economia, il diritto, eccetera. Ecco, ti lascio la parola. Sì, ovviamente è un tema abbastanza complesso, che non si può banalizzare in due parole, per cui per parlarne dovrò usare un po' di gergo filosofico, sperando di non... come dire, di non diventare troppo concettuoso. Con una formula si potrebbe dire che la singolarità va pensata come l'esistenza, la cui essenza coincide con l'esistenza stessa, e già qua abbiamo a che fare con un bello scoglio. Possiamo provare a dirlo altrimenti. La singolarità è ciò che siamo, in un essere che si dà e si sottrae, ciò che ognuno è, ma in maniera completamente diversa, appunto, dal soggetto o dall'individuo. Il soggetto è ciò che si autofonda da sé, in maniera irrelata dagli altri. La singolarità invece è sempre esposta agli altri, anzi è possibile solo in questa esposizione che la priva di fondamento e proprietà. Non è l'individuo, non è l'individuo liberale, proprio perché non è un atomo autosufficiente, fondato sulla consapevolezza e la volontà di permettere il calcolo di utilità. Mentre soggetti e individuo sono le basi storicamente filosofiche che sostengono la sovranità, sia quella assoluta sia quella liberale, la singolarità vi sfugge. Perché ancora meglio dobbiamo dire che la singolarità va pensata all'incrocio tra differenza e distinzione. In termini di differenza, ogni singolarità è una differenza incommensurabile, cioè smisurata. Fra ogni esistente singolare passa una differenza che è smisurata. Se una differenza smisurata passa fra me e te, allora questa stessa differenza, questa dismisura, passa fra tutti gli uomini, tutte le donne, tutti i viventi. Questo significa che tutte le categorie binarie e tutta la tassonomizzazione del vivente salta per aria. Non c'è più o meno differenza fra me e te, fra me e te e un ratto, se la differenza è incommensurabile e perciò smisurata. Dunque non abbiamo più uomini e animali, umani e non umani, uomini e donne, civilizzati e selvaggi, non abbiamo più italiani e francesi, ma abbiamo solo singolarità che stanno al mondo ognuno a modo suo. Nei termini della distinzione, tutti siamo distinti gli uni dagli altri. Ti vedo già perplessa, forse vuoi chiariamo meglio. Siamo tutti distinti gli uni dagli altri. Questa distinzione permette il contatto, l'incontro, impedendo ogni fusionalità. Sono i distinti che possono toccarsi, guardarsi, che possono parlare fra di loro. Questo significa che la singolarità è sempre plurale. È il contatto che differenzia e singolarizza. Una unica singolarità che riassumesse l'universo non sarebbe singolarità, ma sarebbe un unico. Non avrebbe accesso al godimento, allo spesamento del contatto e al rischio dell'incontro, che si può aprire verso l'ospitalità oppure verso lo scontro e l'inimicizia. Quindi singolarità e relazione non sono discernibili. Possiamo arrivare a parlare soltanto di singolarità plurale, che è un termine molto caro a Jean-Luc Nancy, che è un pensatore a cui mi riferisco spesso. Se vuoi possiamo anche parlare in termini, come dire, biologici.
Per esempio? Ma per esempio possiamo dire che il concetto di specie era criticato dallo stesso Darwin che scrisse L'origine della specie. Darwin diceva che in qualche modo le specie esistono, lui usava la parola individui, e io preferisco appunto la parola singolo, singolarità. Ma lui stesso diceva che le specie, gli individui precedono le specie e le specie sono dei, come dire, delle organizzazioni, no? Dei paradigmi che utilizza l'uomo per gettare una rete sul caos. Dobbiamo distinguere fra somiglianza, dissimiglianza e differenza. Nella trascrizione del DNA c'è sempre qualcosa che si perde, qualcosa che nasce di nuovo, qualcosa che si ripete, c'è una ricorsività. Se noi pensiamo che la nascita, ogni nascita singolare è un evento, dobbiamo considerare che in qualche modo c'è un, in questo evento accade un rievento, cioè c'è un ripetersi di alcuni tratti. E quindi esistono delle somiglianze fra gruppi che tendono a una stabilità instabile, no? Per cui questo è ciò che ci fa parlare di specie. In realtà questa stabilità è talmente instabile che ogni nascita la mette in crisi. Non esistono specie che, come dire, iscritte nell'eternità. Le specie, c'è un segnale del darwinismo stesso, sono in continuo divenire, le specie scompaiono, ne appaiono di nuove, non solo per la selezione naturale ma anche per la variazione interna a questi gruppi instabili, a questi simili che però sono all'interno del loro gruppo e rispetto a tutti gli altri esistenti completamente differenti. Questa è la singolarità pensata anche sotto il punto di vista biologico. Ogni trascrizione è un tradimento, non possiamo sfuggire a questa evidenza. Senti, ti fermo un attimo perché così arriviamo alla, diciamo, a quello che tu, e l'hai scritto molte volte in molti scritti, quello che tu intendi per antispecismo, no? Perché sembra che un po' ci sia una diatriba quasi tra due diverse interpretazioni della stessa parola, quindi da un lato si rivendica come dire, l'uso originario del termine, quindi battersi contro la discriminazione di specie, tu invece sostieni che antispecismo sia proprio una... messa in arresto, dici spesso, di categorie e tassonomie. Ecco, ma ti chiedo, sì, ma così ti faccio una domanda molto ingenua: com'è possibile immaginare un pensiero che non faccia uso di categorie, di tassonomie? Possiamo usare categorie sfumate, categorie in continuo divenire, però in qualche modo la categorizzazione è insita nel pensiero, anche nell'induzione. No, io credo che tutti questi siano... quindi tendenze che fanno parte di una tradizione che è quella metafisica, che è la stessa che ha separato l'umano dall'animale, rendendoli entrambi dei maiuscoli, dei propri, trasformandoli in dei collettivi, dei singolari collettivi. Nella stessa tradizione si iscrive la tendenza appunto tassonomizzare il vivente, quindi categorizzarlo, strutturare delle opposizioni binarie e gerarchiche e costruire una scala dell'essere, degli esseri. Se noi possiamo adesso pensare alla parola antispecismo come con una tonalità diversa, è perché questa tradizione sta già di per sé autoconsumando, sta andando in pezzi. Non dobbiamo limitarci a guardare come dire ciò che è prevalente nella nostra epoca. Dobbiamo cercare di sforzarci a riuscire a come dire cogliere ciò che sta apparendo di diverso.
E secondo me, nel termine antispecismo, inteso come superamento, messo in arresto in modo più corretto, della tassonomia del vivente, appare questa svolta, che però sarà lunga. Noi siamo in un preludio. Noi siamo in un preludio, non credo che esistano delle basi biologiche del pensiero per cui noi siamo costretti a pensare secondo categorie. Questa è la tradizione occidentale che tende a, appunto, ha bisogno di dei taxos e ha bisogno della gerarchia, ne ha bisogno anche per motivi di forza, ne ha bisogno per separare e per creare dei differenziali di potere. Non sono così, non mi hai convinto del tutto sul fatto che la categorizzazione sia no, ma io so abbia che fare delle persone non scusa, adesso non voglio, fa fatica ad andare a rompere questa roba qua, perché, proprio perché la prevalenza della nostra tradizione è ancora quella. Bisogna entrare veramente in una svolta dello sguardo e del pensiero. Senti, un'altra cosa, sempre in quest'ambito, tu hai anche scritto spesso che, diciamo, il capitalismo, ti cito, è una morsa che non permette alcuna forma di liberazione attraverso le forme di lotta tradizionali. O le distinzioni categoriali le smantelliamo tutte e ne mettiamo in arresto la produzione, oppure non c'è possibilità di liberazione né per i non umani né per gli umani. Dovremmo quindi, da quello che dici, in base a quello che dici, agire, diciamo, più sul simbolico che sul reale, se così si può dire, cioè, praticamente le forme di lotta tradizionali non portano da nessuna parte, però tu insisti su questa messa in prezzo delle tassonomie, quindi no, il problema è che tu separi l'azione dal pensiero. Io credo che sia il pensiero che l'azione siano tutte e due forme di prassi, e la possibilità di una lotta diversa da quella tradizionale, che si confrontava con un potere che come dire, era tradizionale, cioè era iscritta nel corso della tradizione occidentale. La svolta rispetto a quei tipi di lotta avviene sia a livello del pensiero che a livello dell'azione. Come dire, la rottura dell'ordine simbolico, come lo pensiamo oggi, cioè come una serie di discorsi che si organizzano in modo stabile, identificante, che enunciano la verità sul mondo e su noi stessi, cioè una performazione di una certa natura delle cose e quindi dell'uomo, che priva addirittura l'animale del singolo. Del simbolo, scusa, e del linguaggio stesso. Questo ordine del discorso, dei discorsi, va rimesso in gioco, cioè letteralmente, nel senso che dobbiamo entrare nei discorsi, giocarci dentro, perché in realtà il simbolico è il linguaggio stesso. E non significa tanto il senso filosofico il mettere insieme l'oggetto, il segno e il significato, ma piuttosto ha significato rimandare i significati gli uni agli altri, una tessitura che permette a tutto ciò che è, a tutti gli enti, a ogni cosa che è, il suo venire alla presenza, il suo aver luogo secondo una certa modalità. Il rimando non è mai fisso, la serie di rimandi che avvengono nel linguaggio sono sempre infinitamente mobili. Precisiamo che il linguaggio non è solo quello umano, ne esistono miliardi, come dialetti di un linguaggio sconfinato. Il linguaggio si articola nella voce animale, che è tutto tranne che inarticolata. Quindi in tutte le voci singolari, ancora prima, nel cosiddetto linguaggio corporeo, fatto di gesti, posture,
espressioni facciali, segnali odoriferi, tattili. In un certo senso il linguaggio è il simbolico come gioco. Quando diventa un ordine, diventa l'ordine che organizza il potere, il dominio, che organizza le gerarchie, le classificazioni, le classi, e quello che è il nostro compito, io credo, è quello di ricominciare, appunto, giocando dentro e invertendo l'ordine dei discorsi, rimettere in moto la fluidità stessa del linguaggio dei rimandi, e questo significa già disertare l'autorità, la categorizzazione gerarchica, e ricominciare a giocare, far giocare il linguaggio. È un po' quello che faceva Derrida nella decostruzione, però proviamo a pensare in pratiche diffuse e magari pensiamo anche in modo più giocoso, che usi anche l'ironia e l'umorismo come fattori di distanziamento, delocalizzazione. Rispetto al gioco del potere, che non è un gioco ma un comando. Pratiche significa anche azioni, per esempio quella di farmacologia, ormai non più recente, ma che continua a mantenere la sua traccia, a lanciare la sua eco in questi mesi, non ha sovvertito solo l'ordine simbolico in cui siamo immersi, ma anche l'ordine della pratica animalista. Rispetto a tutto questo, rispetto a questo compito che è veramente mastodontico, necessitiamo di una pazienza infinita, cioè dobbiamo avere una pazienza infinita, non nascondiamocelo, non possiamo pretendere di avere degli effetti immediati. Io non sono contro, come dire, gli effetti immediati del liberazionismo animale, assolutamente. Sono contento quando vengono liberati gli animali, però, come dire, aprire un varco verso una liberazione delle singolarità è qualcosa che richiede molto più pazienza, molta più fatica, molto più sforzo e non dobbiamo nascondercelo. Volevo fare un'altra domanda. C'è chi sostiene che all'interno di una società capitalistica, quale la nostra, potrebbe accadere che gli animali che entrano nel processo produttivo come risorse, come materie prime, potrebbero magari un giorno essere sostituiti con dell'altro, magari grazie alle pressioni del veganismo, degli animalisti, eccetera, eccetera. Quindi c'è chi sostiene che la società capitalistica potrebbe liberare gli animali lasciando più o meno tutto il resto inalterato. Ecco, secondo te, vabbè, ti chiedo non tanto se è possibile, ma sarebbe a tuo avviso un equilibrio stabile questo, per dirla un po' col linguaggio degli economisti? Beh, io credo di no. Uno, perché c'è un problema di relazione fra diritto e giustizia, di cui magari, non so, magari possiamo parlare dopo. Ma innanzitutto il problema è molto semplice, è un problema semplicemente di giustizia, nel senso che non credo che gli esseri umani siano disposti alla liberazione animale continuando a sopportare l'oppressione e l'estorsione dell'esistenza da parte del biocapitalismo. Biocapitalismo perché il capitalismo è maturo, è un capitalismo che organizza e potenzia la vita per poterla sfruttare meglio. È un concetto foucaultiano abbastanza noto. Io mi immagino in un mondo in cui vengono liberati, tra virgolette, gli animali, e gli umani continuano a lavorare, sotto lavoro, in regime di lavoro salariato o con la partita Hanno IVA. ragione. Pronto?
a un dollaro al giorno, dico magari, no? Sì, perché poi appunto, nel senso, se parliamo del mondo, perché noi ci guardiamo sempre l'ombelico, noi occidentali, se parliamo del mondo intero, abbiamo davanti veramente una distesa di miseria che non è causata, come dire, da mancanza di capacità degli abitanti del resto del mondo, ma da un saccheggio costante dell'Occidente che poi magari va lì a portare attraverso le ONG gli aiuti umanitari. C'è questa ipocrisia, questa contraddizione che in realtà fa morsa, crea una morsa sugli abitanti non occidentali del mondo. Ma comunque mi immagino, anche se in Occidente, gli animali liberati, non più proprietà, non più oggetto di sfruttamento, e gli umani che continuano ad essere sfruttati. Ecco, mi immagino che gli esseri umani inizierebbero ad andare a caccia, e credo che io non obietterei, non sarei in grado di obiettare a questa cosa qua, a questa forma di rivolta simbolica, ma non solo, perché ci sarebbe bisogno di mangiare. Se la nostra crisi diventasse uno stato permanente, come uno stato di cose permanenti, come è possibile che diventi? Perché la crisi è sempre un momento in cui, come dire, si può far leva sulla crisi stessa per riorganizzare e rigerarchizzare la distribuzione del potere. Se la gente probabilmente smetterebbe di rubare le mele e andrebbe a cacciarsi i fagiani e le lepri, davanti a una giustizia che si rovescia immediatamente in ingiustizia. Noi parliamo di umani, ma qui stiamo parlando di singolarità senza categorie, e che questi singoli, davanti a questa ricategorizzazione che rovescia la gerarchia fra animale e uomo, ripeto, non obietterei alla liceità della loro rivolta. Senti, ti faccio adesso una domanda che viene dalla chat, da Barbara, che ti chiede: secondo te, Antonio, liberare la singolarità implica un intervenire nel vivere sociale a 360 gradi e non solo con finalità esplicite tipiche dell'animalismo? Beh sì, dal punto di vista delle pratiche, intanto ripeto, la liberazione della singolarità non è una cosa che dipende solo da noi, nel senso è l'autoconsumazione di una tradizione che è la tradizione metafisica, ontoteologica, come direbbero Heidegger e Derrida, occidentali. Però certo, noi possiamo fare qualcosa per orientare il possibile, diciamo. Quindi sì, nel senso che le pratiche antispeciste non dovrebbero essere indirizzate semplicemente a un umano, ma dovrebbero essere indirizzate a tutti quelli esclusi, sono presi nelle mani di un potere che continua a gerarchizzare in modo binario, e nel creare quella scala degli esseri, quella scala nature, per dirla con Tommaso d'Aquino, gerarchizza anche gli umani. È evidente che la vita dell'occidentale non vale quanto quella di un migrante somalo o di un lavoratore rumeno. La loro vita non vale affatto quanto la nostra. Intervenire nel sociale significa rompere con questa chiamiamola in modo molto banale, ideologia,
E poi c'è un'urgenza che è la stessa dell'urgenza della questione animale. Cioè, bisogna liberare gli animali già adesso e bisogna liberare gli animali umani adesso anche. Certo. Senti, ti faccio forse un'ultima domanda, non lo so perché abbiamo poco tempo. Ritieni possibile, io so già la risposta, ma vorrei che tu la spiegassi, ritieni possibile una liberazione umana e non umana all'interno di una cornice, diciamo, chiamiamola liberale o del liberal socialismo? E associata a questa domanda te ne faccio un'altra che insomma è molto simile, per esempio il paradigma dei diritti umani che perlomeno nell'ambito dell'umano dovrebbe avere eliminato le distinzioni tassonomiche basate su razza, genere, etnia, religione, eccetera, no? Affermando il valore dell'umano al di là di tutto il resto. Ecco, io so che, insomma, da quello che ho letto del tuo pensiero, che tu ritieni appunto che né i diritti umani siano sufficienti per liberare l'umano, perlomeno, né che il liberalismo sia in grado, il liberal socialismo sia in grado di farlo. Ecco, potresti spiegare perché in maniera sintetica? In maniera sintetica, perché anche un'idea liberale socialista è fondata su quel concetto di individuo irrelato che permette poi la categorizzazione e le categorizzazioni binarie oppositive e gerarchizzanti. Non ci basta neanche il marxismo a questo punto, per uscirne. Mi piace l'idea di una società comunista libertaria, però questa va ripensata all'interno, di una decostruzione, di tutte le logiche classiche. Rispetto al diritto, il diritto gioca su un piano. Che è quello della ratifica dei rapporti di forza in realtà. Giustizia e diritto non sono sinonimi, anzi sono dei termini in opposizione, per cui la giustizia è ciò che scompagina il diritto. Inoltre il diritto, quando include nella misura in cui ciò che è incluso partecipa del proprio dell'uomo. Dell'autentico dell'uomo. L'uomo è sempre stato pensato, l'uomo autentico è sempre stato pensato ovviamente contrapposto all'animale, ma anche come bianco, maschio civilizzato, cristiano. Quindi includere i non bianchi, le donne, diciamo i non civilizzati, quelli che una volta si chiamano i selvaggi, i non cristiani, i folli. In realtà genera una sorta di cattura del proprio che diciamo della misura del proprio che inerisce al loro improprio, cioè nel senso ciò che viene incluso è ciò che è più simile a questa idea di umano autentico, e ciò che cade fuori rimane catturato in posizione gerarchica. Quindi non solo c'è una ratifica dei rapporti di forza, ma c'è un'inclusione gerarchica nel diritto. E per esempio includere i non umani nel diritto come si cerca di fare in certe correnti antispeciste, riproduce quella scala gerarchica del vivente che è la tassonomia. E gli effetti sono concretissimi, nel senso che non è un caso che includiamo quelli più vicini, gli animali, innanzitutto gli animali più vicini a noi, dal punto di vista appunto tassonomico, come i primati, oppure quelli più vicini a noi, cioè gli animali da compagnia, continuiamo a mangiarci mucche, maiali, a fare le pellicce con le volpi e a sperimentare sui topi e sui cani beagle. Questa contraddizione non è una mancanza di una, come dire,
il limite del progresso che ha bisogno di tempo per dispiegarsi. Questo effetto è proprio l'effetto di questa doppia faccia del diritto. Rispetto a questa a questo carattere del diritto, bisogna opporre la giustizia, che lo scompagina, azzardando addirittura la messa in arresto del diritto in nome di cosa? In nome di una giustizia che sia per tutti i viventi nelle loro relazioni plurali, come dicevamo prima, che impedisca l'estorsione, qualsiasi forma di estorsione dell'esistenza. E io penso che la giustizia sia il modo di pensare politicamente proprio il connessere di tutte le esistenze singolari e plurali esposte l'una alle altre. Non so se ho risposto esattamente alla tua risposta, ma sì, direi, credo di aver detto qualcosa di non completamente assurdo, cioè di qualcosa di comprensibile, credo, in parte almeno, ecco, in parte comprensibile. Ovviamente, dati gli evidenti limiti di tempo che abbiamo, quindi. Certo. Senti, mi sa che tra l'altro il tempo è finito, non lo so, temo che non ci sia spazio per un'ulteriore domanda. Sì, mi dicono dalla regia che il tempo purtroppo è finito. Niente, quindi l'intervista finisce qui, io ti ringrazio molto e spero che comunque grazie ci saranno altre occasioni per approfondire ulteriormente. Ma molto volentieri. Grazie a tutti. Ciao, ti voglio bene. Buona serata. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.